The Show. The Show presenta Best of, prima che il mondo andasse a rotoli. Volevo giusto queste uova, se possibile. 2,90, ok. Vai. Posso pagare con la carta? No, non ce l'hai moneta. Scusate, porca ho sentito miseria, bene? Non ho contanti. Signore vorrebbe pagare con la carta, ma sì. Non può? No. Ma non si preoccupi, se non può pagare con la carta ci siamo noi di possiamo, vede? Possiamo. Le faccio vedere. È semplicissimo, così può farlo anche lei. Allora abbiamo un post portatile, sì, che si collega direttamente col satellitare. Sì. Lei quanto costano? 2,90. Vede? 2,90. Poggi pure qua. Ok, vede? Ah. Pagamento effettuato. Adesso le arriverà lo scontrino direttamente sul numero di telefono. Infatti mi ha suonato il telefono. Ok, e niente, lei ha praticamente SMS. Pagato le uova. Grazie mille, allora. Si parla tranquillamente. Grazie, è un servizio incredibile. Come? Arrivederci, grazie. E io quello cosa faccio? Le okay. Uova chi me le paga? Le ha pagate a me. Tramite il POS, di noi di POS siamo. Ha pagato a noi, adesso lei a fine mese le arriva il 5%, che su 3 euro circa sono su per giù 15 centesimi. Ti ho capito, è tantissimo. Ma queste cose qua le fa mio fratello, certo. È roba che ci pensa lui. Ah, ok. Prego, mi dica lei. No, io volevo chiederle un po' di frutta. Volevo soltanto delle mele. Sarai 22. Sì, sì. Pago e puoi pagare... No, soltanto neanche questo. Te. Vede, guarda. No, tre. Ma scusi, tre, è così comodo. 3,22. Ma è così comodo. Vedi? Guardi. Pam, adesso le mele le può prendere. Ecco. Ma vabbè, che cazzo mi paga i soldi? Ma glieli diamo noi finalmente il 5% di 3,20. Però se lei non ha la tecnologia, il cliente se ne va. Ma adesso lei ha guadagnato la bellezza di quasi 40 centesimi grazie al mio servizio, vabbè, capisci? Vabbè, non me ne frega un cazzo. Allora, ci ma siamo o non no? Ci siamo capiti? Noi possiamo... Ma non mi interessa. Ma no, possiamo venire quando vogliamo. Guardi, scusi, ha ragione. Sono molti le col prossimo... Ma niente, io le regalo a tutte due, ma io qui dentro non voglio queste come... A me non regala nulla, comunque il tempo... Ma non mi interessa. Beh, posso salutarla? Prego, arrivederla. Pronto? Salve. Guarda questo, senza mascherina in un luogo chiuso. Poi ci lamentiamo perché noi italiani, no, le regole, il lockdown. Vabbè, tu ti hai disinfettato le mani prima di usare il POS, che fai il paladino? No, ma no, perché queste sono candid girate prima che il mondo andasse a rotoli, insomma. Che bei tempi. I nuovi video, ragazzi, invece torneranno dal 1 febbraio. Segnatevi questa data sul calendario, 1 febbraio. Non ve la ripeteremo, ve lo giuro, dai, ora guardiamo. 1 febbraio, 1 febbraio, 1 febbraio, 1 febbraio, 1 febbraio. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Sì, volevo acquistare questo portafoglio, questi pantaloni e questa borsa. Perché hai attaccato te i prezzi? Ah, mi sento! Ah, mi sento! Ah, mi sento! Ah, l'ho mangiato! Ah, vabbè, che vuoi lo scherzo di chi sono dell'insetto! Ah, comprateli per fare scherzi ai vostri amici e parenti mangiando di frutta loro dei veri insetti! Fate qui sotto! In che senso? Qua, questo qua. Sì, 1 euro. Poi questo c'è lo sconto del 99%, quindi da 17, se non ho fatto male i calcoli, andiamo 1,99 euro. E questo qui li togliamo il 99, e quindi sono anche qua 2 euro. No, non sono i prezzi che ci sono su. Ah, come no, guardi, c'è scritto... L'hai messo tu, non l'ho messo io. Ma ho capito, ma fatto sta che c'è scritto meno 99%. No, l'hai messo tu, mi dispiace. Ho capito, ma se lei mi attrae nel negozio con questo cosa? Tipo di saldi... No, non li ho attrezzi. Poi dopo, non è la vostra grafica, ce n'è uno anche in vetrina. Adesso lo sta togliendo la sua collega. L'hai messo te di nascosto. Se tu mi metti questi cartelli qua... Ma io l'ho messo, ma nel momento che l'ho messo... L'hai messo tu, cosa c'è? Certo, tu? L'ho messo io per avere lo sconto, perché io volevo fare un regalo, non avevo abbastanza soldi, ho detto se metto gli sconti... Cioè non si mettono. Io ho cercato Make Your Point, un esperto di business mi ha suggerito: se non puoi permetterti una cosa, trova un punto di svolta per permettertela. Io ho detto faccio gli sconti. Mi dispiace, io non posso fare gli sconti che fai tu. Ho capito, ma perché lei può mettere meno 30% e io non posso mettere meno 99%? Ma questo è il nostro negozio, cosa c'è? Ho capito, ma questa è la mia vita, anche il mio business. Io ho bisogno di regalare quella borsa. Ma vai al mercato se non puoi permetterti gli sconti. Ma al mercato ci sono prodotti di qualità inferiore. E allora cosa vuoi da me? Voglio quella borsa a 1 euro. Ma figurati. Dai, vabbè, me la lascio al 50, 10 euro. No, non ti lascio al 50 niente, perché questo è al 30, al 20, quello che è, e questo è il prezzo. Se ma vuoi è così, altrimenti vai al mercato, attaccati e vai a 1 euro a comprare da qualche altra parte. E non mi rompere di c***o. Vabbè, io sono venuto stamattina per la visita. Per che cosa ne avevi bisogno? Io credo che c'ho un qualcosina in meno di vista. Sempre dal punto di prima? Migliorare o peggiora? No, mi sembra migliorare. Io qua che vedo chiaramente una O. Vedo una O di occasione.
che quello che sto per proporle a lei. Le faccio vedere. Olive Stigliano, ne hai mai sentito parlare? No. Sono olive bio, italiane 100%, ok, che le sto offrendo a lei in, praticamente le do 10 barattoli a 7,99€ anziché 10,99€. Ma non mi interessa. Ma io ho questa vision. Ogni cliente che li compra gli occhiali, ok, è un barattolo di olive. Sì, con lo sconto in base alle dioturie che gli mancano. Gli mancano 5 dioturie, 5% di sconto. No, ma le faccio vedere. È roba buona, eh. No, ma guarda. Olive nere. Assaggi, venga qua, mi assaggi. No, non a mi assaggi. No, guarda. Olive Stigliano, le più buone di Milano. Sì? Sì, salve, una raccomandazione per chi può scendere per cortesia? Grazie. Sei una sì, una raccomandazione. Se mangia tanto, aspetti almeno 3 ore prima di farsi il bagno, eh. Ho capito, perché? È una raccomandazione generica. Ah, ho capito. Allora, se mangio tanto? Sì, sì, sì. Tre orette minimo per la digestione. Capito. Come quando si va al mare. Esatto, stessa cosa. C'è un'altra raccomandazione per lei. Prima di mangiare si lavi le mani. Ah beh, quello. Sì, perché sai col virus corona. Quello che sta succedendo. Niente, niente. No, stiamo dando delle raccomandazioni alle persone. Ai nipotini? Ai nipoti grandi. Ok, mi raccomando, non si confonda mai con i nomi, perché ci rimangono male i nipotini. No, sono raccomandazioni generiche, così. Ho capito, grazie. Ok, grazie mille, signora. Ma è qui? Sì, è qui, uno spacciatore tunisino. Spacciatore tunisino? Sì, sì, qui. Occupante abusivo? No, no. Regolare? Sì, è regolare, spaccio qui, primo piano col figlio. C'hai il nome sul citofono? Sì, sì, lì, spacciatore, c'è scritto spacciatore tunisino. Citofoniamo. Sì? Buongiorno, buonasera. Lei spaccia? No, mi dispiace, prova il portone accanto. Posso salire a verificare? No, guarda, non ho niente. Vogliamo ripulire il buon nome della sua famiglia, non faccia lo spiritoso. No, no, guarda, sono sotto protezione dei testimoni, quindi ho già cambiato nome, tranquillo. Va bene, ciao. Buona giornata. Chiedimi se mia sorella balla bene su TikTok. Tua sorella balla bene su TikTok? Mia sorella è in sedia a rotelle. Non può ballare, sei cattivo. Non si fanno queste cose. Non me l'avevi detto. Mi ha un po' reso triste. Vabbè. Torniamo amici? Sì, dai. Facciamo così, fammi un TikTok. Quello... Sì, su questo sono abbastanza bravo. No! Un secondo, ho sbagliato. Lo faccio ripartire. Grazie. È venuto? Sì. Ti faccio vedere una cosa. Oh my god. Oh, what is it? No, è bravo. Cioè, è morto, non ti può far del male. Non ti può. A me non piacciono le persone che ridono, ma stai ridendo di me? Really? Sì. Vuoi carezzarlo? No. Voglio fare anch'io il food blogger. Okay. Ti posso chiedere se mi aiuti? Ok, you are a food sì, blogger? Sì, sì. Alfredo. Alfredo. Por favore. Sono Alfredo, ciao amici. Alfredo vuol dire consiglio degli elfi. Oggi proviamo a cucinare il pollo. Va bene, Oh my god. Dio, sì, mio. Ho freddo le mani. Ciao, bacio. Ok, oh, without this, no, okay. Ciao, scusa, ti posso offrire un caffè? Cosa? Ti posso offrire un caffè? No. No, perché tipo ti ho visto con il cappellino e ti sta quindi... molto bene. Anche tu hai il cappellino. Quindi cosa? E allora ha visto. Sto parlando con lui. Ma siete sposati? Siamo fidanzati. No, sposati ci posso provare, no? No, cara, non puoi. Perché? Perché no? No, comunque preferisco parlare con lui, è una vai, lingua, si difende. No, vediamo ma no, assolutamente, grazie mille. No, ma solo un caffè, qualcosa di molto. Ma ti ha detto di no. No, grazie. Ma perché ti nervosisci? Perché ti ha detto di no, il mio non fidanzato so. Non ti devi permettere di venire qua. Ma non è che permettere non permette. No, non puoi. Vabbè, comunque. Non infazzire. So perché ti prende le gambe aria così. Ma di che cosa? Carino ti dovrei anche apprezzo, ti ringrazio, carino. Lo so che è carino il mio fidanzato. Sì, infatti. Ma lo puoi condividere. Lo guardo, siamo lo donne, non so, siamo donne, dovrebbe essere una cosa un po' più... Non lo puoi condividere. No. Scusa, ma ci conosciamo?
Vabbè, comunque io Giulia. Riccardo, piacere. Sì, cosa fai di bello nella vita? Oddio, io adesso studio e nel contempo porto avanti un po' qui a... Bello. Bene, quanti anni hai? 19. Oh, sei giovanissimo! Ok. E sei single? Ma ci va se uno se usciamo a bere un caffè, qualcosa, tipo? Come hai capito che mi piace, perché normalmente tipo mia madre mi ha sempre detto toccati i capelli quando un tizio ti piace così li fai capire. E non so se sia abbastanza chiaro. Abbastanza. Sì? Ok, allora va bene. Informazione, ha mica visto quanti dipendenti c'erano dentro? Dove? Dentro la banca. Che ne so io quanti dipendenti ci sono? Guardie ne ha viste? No. La posizione delle telecamere? No signora, signora, mi riesci a aiutare? Scusa, ma no. Per che cosa? No, un'informazione. Ma io posso sapere cosa della banca? Era dentro, no? Ero dentro, ma ora so che c'è, che non c'è. Me l'aggiusti un attimo perché devo entrare. No. Cosa deve fare, la rapina? Sì signora, mi si riconosce? Certo che si riconosce. Come mi si riconosce? Mi riconosco che si... Ma tu vuoi andare a fare la rapina? Sì signora. E perché va a fare la rapina in banca? Ma lo dici a me? Ma giusto un attimo. Ma io ti aggiusto, fa quello che vuoi. Ma vattene in banca così mi dai un po' di soldi anche a me. Signora, a me piace rubare. E vai. Quanto vuole le lascio, grazie. Buongiorno. Lei è qua per la partita? Sì. E perché ha parcheggiato qua? Perché non si può parcheggiare qua? No, io le dico questo, io abito qua dietro. Ogni volta che c'è la partita mi parcheggiano tutti sotto casa. Qua abbiamo sempre, è 10 anni che parcheggio qua. È 10 anni che mi rompono le scatole. E allora? Allora io ogni domenica devo andare a parcheggiare a casa al Pusterlengo. Io parcheggio qua, ho sempre parcheggiato, non ho capito. A me rompe le scatole, perché devo parcheggiare tutte le domeniche a casa al Pusterlengo? Ma è colpa mia. Sì che è colpa sua, che... È colpa sua, sì. Io non voglio fare il polemico, scusi. Scusi. Ma mi giù le mani, dai vai! No, le dico! Ho detto vai! Mi dia le chiavi che la sposto! Non sposti un c***o, la macchina sta qua! Ma mi dia le chiavi, la sposto io! La macchina sta qua! Ma non voglio fare... Chiamo la polizia! La polizia per un parcheggio! Buongiornino! Il melone! Melone normale da mangiare o meloni verdi invernali? Uno più afrodisiaco! Qual è più afrodisiaco? Afrodisiaco! Allora questo qua! Quando si mangia questo, ne viene la testa dura! Grazie! Grazie mille! Nonostante io sia molto bello, purtroppo l'Italia è piena di disonesti e quindi gli ho riportato il melone non funzionante. Permesso, sono io. Allora, sono andato a casa, l'ho provato, adesso è rimasto dentro anche infilato il condo. E non ho trovato nessuna sensazione di piacere. Com'è che qui vendiamo i meloni da piacere, scusa? Lei mi ha detto afrodisiaco. Ho capito, ma afrodisiaco è una cosa, uno che lo mangia. E mi può dare i soldi indietro? No, non è che col melone deve provare afrodisiaco, ma scusa, afrodisiaco lo mangia e gusta il melone. Lei mi ha detto che è afrodisiaco. Ma uno se quando lo mangia, ma non che tu devi fare il buco, che cazzo mi porto cose indietro, dai scusami, ma che cazzo di dove vieni? Se toglie questa cosa può vendere. No, vada, vai, non mi neanche più qui dentro. Io ho usato la protezione appositamente, se questo lo possiamo buttare, lei lo apre e lo vende. No, tu taglio, aspetta e mangi, aspetta come è buono. Che schifo, ci ho messo dentro. E allora, no, mi dice a me, vendi, tu dici che schifo, io te lo devo vendere. E tanto mica lo sanno. Ma che c***o stai dicendo adesso? Ma tu non lo mangi, fa schifo, a me vuoi dire. Ha detto che c'ha quelli gialli anche. Non vanno bene, non vanno bene. Prova a dare una bottarella a quello giallo. No, vai, Scott, vai a Mignotti, che bello. La frutta afrodisiaca si mangia e non si trova. Questo 2020 ci ha portato via Lale, che salutiamo da lassù. No, ciao Lale, e che è impegnato su altri progetti, l'avete anche visto in televisione qualche volta, quindi tornerà. È vivo e tornerà. Lo volete? Scrivetecelo nei commenti, scriveteci nei commenti anche qual è stata la vostra scena preferita di questo secondo episodio del Meglio di The Show 2020. A me la 3. Sì, perché la 3 era il primo episodio. A prescindere, ragazzi, noi stiamo continuando a creare video che arriveranno sul canale dal 1 febbraio. Segnatevi, è facile anche il primo del mese di febbraio. Beh, è solo il secondo video, lo ripeteremo in tutti i video per tutto gennaio. Il canale, ragazzi, iscrivetevi qua, cliccando qui. Fatelo.